distinte aspetti, ti ho definito così, perché nelle distinte c'era Polak, poi cos'è successo? Sei partito titolare tu e alla fine sei il match winner. Sì, Jan ha avuto un problema nel riscaldamento e quindi sono stato chiamato in causa ed è andata penso nel migliore di modo, la cosa che non ti aspetti è arrivata. Senti, raccontaci un attimo quel gol, perché credo che sia un gol dal gusto particolare, dal sapore particolare, per te che sei ritornato a Cremona dove eri partito, è tant'è vero che la gioia insomma ti sei lasciato andare, raccontaci non solo il gol ma anche quella corsa verso la curva. Ma guarda, mi è venuto subito in mente il primo gol da professionista che avevo fatto, era un Cremonese Modena allo stadio Zin, e quindi penso che quando un cerchio si chiude, spero che quest'anno si possa chiudere nel migliore dei modi. Io devo tanto a questa società perché se ho giocato tanto in Serie A, se ho giocato tanto ad alti livelli, il merito va anche alla Cremonese che mi ha cresciuto dagli 8 ai 19 anni, mi ha reso oltre che giocatore uomo, e quindi devo tanto anche alla gente che ci segue e spero di ricambiarla sul campo nel migliore dei modi. Non so se sei d'accordo con me nell'analizzare la partita, diciamo per un'ora di gioco c'è solo la Cremonese in campo con un vantaggio direi più che meritato, poi da quella parata di Ravaglia su Battistini ha cominciato a guadagnare un po' qualche metro e si è creato qualche pericolo per voi, però in quel momento forse si testa davvero quanto è squadra, quanto è matura una squadra che vuole essere grande e voi non siete crollati. Ma guarda, analizzare la partita diventa facile nel senso che loro stavano perdendo e quindi dovevano avere una reazione, e penso che in tutte le partite, anche quando si va a giocare Juve con l'ultima in classifica, ha quei 10 minuti, un quarto d'ora dove magari soffre l'avversario nonostante la squadra in campo, la Juve, sia più forte. Quindi è successo alla Cremonese e penso che succederà in tutte le partite dove ci saranno quei 10 minuti, quarto d'ora dove si deve soffrire. E la bravura di una squadra che vuole vincere un campionato, che vuole arrivare là davanti, deve essere quella di mantenere alto il livello e cercare di soffrire tutti insieme per portare a casa il risultato. Penso che oggi abbiamo dimostrato in tutto e per tutto di essere una grande squadra, ci siamo aiutati tutti, gli attaccanti che ritornavano a centrocampo addirittura in difesa, noi difensori, centrocampisti che abbiamo lottato su ogni pallone, quindi penso che sia la mentalità giusta. Poi tutte le squadre, come ho già detto altre volte, la Cremonese l'aspettano sempre, nel senso che la temono e quindi fanno la partita della vita. Sicuramente la Carrarese ha disputato gli ultimi 25 minuti alla Rembaggio, ci ha messo un po' in difficoltà, ma siamo stati bravi a soffrire e poi anche Nicola ha fatto una gran parata e quindi portiamo a casa un risultato importante che penso che in questo momento, o penso che alla fine del campionato, anche se si soffre, ma otteniamo il risultato che vogliamo ottenere, penso che abbiamo sofferto il campionato durante le partite, non se lo ricordo più nessuno.